scusate, tra breve andrà in video, la città di Bastia come città e come gemellaggio. Se lo guardate ogni tanto ci farà piacere, grazie. Una copia verrà data ai nostri gentili ospiti delle delegazioni, grazie. Grazie anche Marilena, eh. Where are we going?
alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to be bad. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my upside. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, cause I love you. Oh baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing. Some foolish thing I done. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Allora, io vorrei ringraziare per questo video, il montaggio e soprattutto le foto che sono state fatte non rendevano stasera giustizia per i colori. Evidentemente la Lucenzala non è delle migliori per poter apprezzare certe foto. Però volevo ringraziare Franco Pastorelli, l'ho visto in sala prima, è l'autore del montaggio. Abbiamo fatto anche qui tutto in casa, no? Penso che sia anche meglio, insomma, avere la possibilità di fare tutto da soli. Do una ulteriore notizia: i dolci che a breve assaggeremo sono stati anche questi reperiti dalle gentili signore che stasera hanno voluto portarli, donarceli, e quindi anche questa è una condivisione, è il leitmotiv di questa serata, cioè la condivisione, cioè ognuno può e deve fare quello che si sente di fare, purché sia rivolto ovviamente all'intera collettività, in questo caso Bastiola. C'è comunque un bel dolce che vedete qui esposto e è stato offerto dalla pasticceria Alunni di Ospedalicchio, quindi un applauso a tutte le signore che si sono cimentate nella preparazione dei dolci che assaggeremo. Grazie. Stavo per dimenticare, anzi l'avevo dimenticata, se non ci fosse stato Marcello, Mario Lanari, complice la sua signora insieme a qualche amica volenterosa, stasera ci ha portato i roccetti, li gusteremo insieme alla vernaccia che è stata anche questa rimediata da qualche parte. Ora, è chiaro che tutto quello che sto dicendo non vuol far vedere un'attività di accattonaggio portato all'eccesso, assolutamente non è questo il senso. È comunque, ripeto e torno a ripeterlo, dirò fino alla esasperazione, che è bello poter fare tutto questo grazie all'aiuto di tutti. Cedo la parola al Presidente del Comitato. Grazie signor Sindaco, amico caro Stefano. In questo momento chiamo la dottoressa Aristei sul palco, perché oltre che ci spiegherà brevemente, dottoressa, la casa di Jonathan, darà anche dei premi ai nostri amici di Hochberg, di Lussanswehr, di Carache la Poitiers, Lussanswehr. Che mi dimentico? Sansa Dunina Noia. Per Sansa Dunina Noia verrà la dottoressa Bellucci a ritirare, perché non c'è più nessuno, che è stata bravissima come interprete, e ringrazio tutti gli interpreti e specialmente Jürgen Rühling. E se vuol venire a tradurre quello che dice un attimo la dottoressa Aristei, mentre Charlotte e Livia sono pregati di tradurre ai loro tavoli, così almeno senza che facciamo più lunga la serata. Dopodiché passeremo al dolce, va bene? Sono già pronti, vi passo la dottoressa Aristei per quello che deve dire. Grazie, io raccolgo con piacere l'invito per far vedere il progetto della costruzione della casa di Jonathan, che si è realizzato nel comune di Bastia Umbra. Dove sta Jürgen. Voleva non venire Jürgen, ma noi insistiamo. Dicevo, il progetto della casa di Jonathan, Jürgen, che è un grande progetto per accogliere i ragazzi con problematiche di handicap. Erlauben Sie mir bitte, dass ich heute Abend noch ein Projekt vorstelle, Casa di Jonathan, das Haus des Jonathan, das ein Projekt ist für behinderte Jugendliche.
L'associazione Il Giunco, che è fortemente insediata in questo comune e che lavora in tutti e cinque i comuni del nostro comprensorio, è stata la promotrice di questa iniziativa. Wir arbeiten also in allen fünf Teilen unserer Gemeinde und versuchen unsere Kräfte damit zu bündeln. E grazie all'amministrazione comunale di Bastia, allora guidata da Lazzaro Bogliari, che ha permesso l'avvio di questo grande sogno, il sogno di costruire una casa per i ragazzi che non hanno più i genitori e che hanno problematiche di handicap. Un ganz besonderer Dank gilt dabei Lazzaro Bogliari, der uns erlaubt hat, dieses Projekt durchzuführen für behinderte Kinder. E da Lazzaro Bogliari tutte le amministrazioni successive hanno tutte contribuito a questo grande progetto insieme alla Regione dell'Umbria, che ha concesso a noi su un concorso un particolare finanziamento. Wir bekommen auch von der Gebietsverwaltung von Umbrien eine ganz handfeste Unterstützung und eine Stärkung unserer Aktivitäten. Un grazie particolare da rivolgere a tutti gli artigiani, i commercianti e le imprese cittadine che fanno continuamente solidarietà per questo sogno che sta prendendo il via. Ich möchte mich unbedingt auch bedanken bei allen Unternehmen und bei den Bürgern der Gemeinde, die stets an unserer Seite sind und uns unterstützen. Ancora di più il sindaco Stefano Ansideri nella sua prima legislatura e ancora oggi ha dato un suo speciale contributo per arrivare alla conclusione, spero tra breve, della casa di Jonathan. Ich muss mich ganz besonders herzlich bedanken beim Bürgermeister Stefano Ansideri, der uns aus Anlass dieses Tages einen ganz besonderen Beitrag geliefert hat. Was für eine das ist, hat sie nicht gesagt. Ecco, le immagini vi hanno rappresentato questa bella struttura, 1200 metri quadri, tre piani, che io penso, grazie alla collaborazione di tanti, tra giugno e settembre vedrà l'inaugurazione del piano terra. Es ist also schon ein gewaltiges Unternehmen mit 1200 Quadratmetern und drei Stockwerken, da kann man nicht mehr von einer Kleinigkeit sprechen. Un grazie al comune di Oseberg che in l'occasione di un evento particolare accogliendo una mia mostra di pittura si è impegnato e ha fatto una grande parte nel donare i propri contributi alla casa di Jonathan. Ganz besonderer Dank an die Delegation von Höchberg, die anlässlich meiner Ausstellung in Assisi mich dort besucht haben und ebenfalls einen Beitrag für dieses Unternehmen geleistet haben. Un ricordo speciale all'amico Raimond, che è stato già ricordato, perché ci ha accompagnato in questo percorso speciale. Ich darf natürlich Raimond nicht vergessen, der immer an unserer Seite war und uns tatkräftig unterstützt hat. E allora la casa è in queste condizioni attuali, stiamo finendo il piano terra, in questi giorni si stanno posizionando i pavimenti e gli infissi interni, i bagni, per poi andare alla sistemazione dell'esterno e credo possa avvenire tra giugno e settembre. In diesen Tagen haben wir jetzt erst das Erdgeschoss festgelegt, haben die Bäder gemacht und den Fußboden und wir hoffen, dass wir im September einigermaßen fertig sein werden. Quindi un grazie a tutti i cittadini di Bastia Umbra, degli altri comuni Assisi, Valfabbrica, Cannara e Bettona e grazie all'amministrazione comunale che ci sono vicini per permettere ai ragazzi con questi particolari problemi di trovare un loro nido per essere tranquilli e crescere sereni. Natürlich bedanke ich mich bei der Gemeinde von Höchberg, bei der Gemeinde von Bastia, bei den Bürgern und bei ihren Beiträgen, die uns ruhig schlafen lassen. È un bel esempio di unione tra l'amministrazione pubblica e l'iniziativa privata. Quando le forze si mettono insieme, anche i sogni possono diventare realtà.
ein ganz wichtiger Satz, wenn wir alle gemeinsam zusammenstehen, nur dann wird es uns gelingen, unsere Träume zu verwirklichen. E allora, pensando che anch'io mi spendo qualche volta in amicizia e siccome ho seguito i gemellaggi dagli anni 90 in poi, volevo lasciare un piccolo omaggio della mia arte, se anche Stefano si avvicina. Siccome molti amici mi sono venuti a trovare ad Assisi nella mostra di pittura e ceramica, alle quattro amministrazioni comunali avrei il piacere di offrire un piccolo omaggio. Allora, non è successo niente. Allora Violetta, anche Violetta, scusa, qui Charlotte, c'è Harry, vieni, E poi la dottoressa Bellucci per la Spagna. Dietro al tavolo. Tu vai lì. L'ho rimesso. No! Bene, io vorrei. Prego. Peter, sei pregato di venire sul palco, eh? Amico Peter, prego. Vedo grandi riprese. Peter, dove sta Peter? Eccolo Peter, vedi, sta lì. Peter parla molto bene l'italiano, quindi non c'ha bisogno di yoga. Vedete sul palco in ordine dalla vostra destra verso la sinistra Harry e Charlotte. Brigitte. Poi Livia che ci ha accompagnati per tanti anni nel gemellaggio dell'Ungheria. La dottoressa Bellucci per la Spagna. Vai di là. Intanto vi voglio dire che la Proloco ci ha graziato dei suoi doni, l'ha dati privatamente. Grazie Daniela, perché altrimenti andava molto lunghi. Grazie sempre per la tua bontà e la tua collaborazione. Applaudiamo questa bella ripresa e non facciamo parlare nessuno, così facciamo prima grazie della vostra collaborazione. Sono stato molto democratico, eh? Adesso. E adesso finalmente vi voglio presentare due persone che sono stati vicino a me. Filiberto Franchi, assessore ai gemellaggi, e Monica Bellucci, che oltre a essere la segretaria del SID, Falcinelli. Beh, Monica, ti ho fatto il complimento, eh?
oltre ad essere la segretaria del sindaco Stefano, mi fa l'onore di essere anche la mia segretaria. Grazie Monica. Da, due parole per uno, di conto, eh? Dopo quattro giorni di lavoro, ma che vengono da mesi e mesi di preparazioni, beh, devo fare un grandissimo ringraziamento e complimenti a Marcello per il grande lavoro che ha svolto in questi mesi. Grazie Marcello. E che dire di Monica? Che dire di Monica? Unica, inseparabile, bravissima. Come inseparabile? Inseparabile, bravissima. E soprattutto un grande ringraziamento a tutta la comunità di Bastia che ha collaborato alla riuscita di questo bellissimo e importante evento. Grazie a tutti. Due parole Monica. Allora, già io ripeterei le parole che hanno detto Filiberto e Marcello, perché è stata un'esperienza bellissima, coinvolgente. Anche se un lavoro abbastanza impegnativo è durato un po' di mesi, però è stato bello scoprire che la città di Bastia è... Sa, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Che aspettavamo e che speriamo di avere ancora tante altre volte la possibilità di stare insieme. Eccoci qui in compagnia del nostro caro presidente della Confcommercio di Bastia Umbra, Sauro Pullupatelli. Buonasera Sauro. Buonasera Simona. Allora, parliamo un pochino di questo gemellaggio. So che voi avete fatto 20 anni, no? Perché diciamo che la Confcommercio, il gemellaggio l'ha fatto 5 anni dopo rispetto a questo qui, no? Sì, esattamente. La Confcommercio ha iniziato il suo gemellaggio con l'Associazione Commercianti di Oechberg esattamente 20 anni fa. Qui accanto a noi abbiamo Werner, che è il presidente. Ecco, bravissimo, presentali. Sì. E Michael Müller, che è il responsabile del gemellaggio. Da tutti chiamato Michele. Michele, esatto. A Bastia è riconosciuto per Michele. Allora, buonasera e benvenuti innanzitutto, ci stanno seguendo sicuramente anche dal vostro paese. Che cosa avete trovato a Bastia di interessante da riportare poi come esempio per quanto riguarda appunto il commercio nel vostro paese? Siamo qui da 17 anni e la delegazione ha sempre la possibilità di visitare qualcosa come quest'anno la fabbrica al cioccolato, il museo a... La Perugina. Sì, sì, noi vogliamo stare qui perché ci sono tanti contatti con, non solo con i nostri amici, anche siamo sempre dalla fiera a Umbria con un stand e vendiamo un po' di prodotti da noi, birra e pane integrale, e mi sembra che gli italiani aspettano da noi e vogliamo festeggiare un po' con noi. Sì. A noi piace molto fare festa, festeggiare, ma allo stesso tempo condividere, cioè dividere con voi anche delle cose per poter crescere economicamente, culturalmente. Ecco, questo è possibile, ci può essere un obiettivo comune poter crescere anche malgrado i tempi, no? I tempi, l'Italia sta passando un momento difficile. Che consiglio ci potete dare per andare avanti, per continuare, no? Ad avere uno... Abbiamo ascoltato stasera che è molto importante di prendere i bambini molto presto da questo gemellaggio. E questo è il migliore punto anche in Germania,
di continuare e aumentare la nostra amicizia e il nostro gemellaggio. È importante e noi vogliamo imparare da voi. Io sono mamma, ho un figlio di 13 anni e non è facile, sono una mamma italiana, come si dice, molto no? Che sempre protegge. Però ho capito che è importante invece che i ragazzi crescendo conoscano e quindi abbiano la conoscenza di altre culture per poter anche crescere mentalmente e quindi poter avere un futuro migliore. Sì, ma non c'è una persona che ha detto è facile di continuare con questa. Non è facile, anche in Germania abbiamo problemi di trovare giovani che vogliono continuare con una molto importante cosa come una gemellaggio o qualcos'altro. Che cosa vi piace di noi? Non lo so, io sono stato, credo, 1998 per la prima volta a Bastia e quando sono stato qui non abbiamo chiacchierato con la gente perché non hanno una idea della lingua italiana e poi abbiamo quando ritorniamo a Hirschberg abbiamo iniziato un corso italiano con 28 persone, ma che peccato, dopo 8 volte di questo corso siamo stati in 4 e adesso sono da solo. Beh, io vi invidio perché anche a me piacerebbe molto imparare una lingua, la vostra lingua, però... Io spero di essere più brava di te. Tutti gli italiani dicono così. Sì. Perché? Perché Sauro? Tu hai imparato un po' di tedesco? No, io pochissimo, qualche ricordo della scuola, ma i nostri amici sono veramente speciali. Sì. Ieri sera a cena con Werner raccontavamo barzellette in italiano e in tedesco. Va bene, una barzelletta in tedesco. Cosa? La barzelletta in tedesco. Oh no, no, io non ho visto. Non è possibile. No. Che cosa vi riportate a casa di questa esperienza bastiola? Grande gemellaggio familiare. Sì. Bene, sono contenta, grazie per essere stati qui, spero di venirvi a trovare presto perché anch'io voglio fare questa esperienza bella con un paese, a me piace molto viaggiare, quindi quei posti a Hochberg, come si dice la pronuncia esatta? Hochberg. Hochberg. Bene, sono un grande. Sì, grazie, buon proseguimento, fino a quando vi fermate? Domani di mattina alle 7. Sì. Ok, allora buon viaggio, buon rientro a casa e ci vediamo presto. Grazie, buona serata. Va bene, alla prossima, d'accordo. Allora Sauro, va bene, un'esperienza bella, è stato interessante. Devo dire che in questi anni che ho potuto seguire il gemellaggio ho percepito veramente... Lo spirito di amicizia tra persone che si vedono due volte all'anno è una cosa importante, al di là del rapporto commerciale che in teoria dovrebbe guidare il gemellaggio delle nostre associazioni. Si è creato un gruppo di amici, speriamo di allargarlo ancora di più perché... Hai preso delle idee rispetto a come operano loro dal punto di vista commerciale? Qualche idea l'avrei presa, ma va un po' in contrasto con la nostra logica, sì. Guarda, la prima volta che sono stato ospite a Hirschberg mi ha sorpreso vedere alle 6 del pomeriggio i negozi chiusi. Eh beh, perché loro iniziano prima, c'è un altro modo. Sistema. Fermo restando che poi comunque nelle città più grandi vige la regola che vige da noi, quindi le aperture domenicali, orario continuato,
però è veramente una cittadina dalla vivibilità invidiabile, e questo va sottolineato perché consente una socializzazione completamente diversa. Eh sì, bene, ti ringrazio Sauro per averci dato queste informazioni. E adesso invece vorrei qui accanto a me signora Agostinelli, parliamo un po' di queste, se vuoi, ecco, ci racconta un pochino come sono andate innanzi tutti questi 3 giorni passati insieme ai nostri gemelli. I 3 giorni sono andati benissimo insieme ai nostri 4 gemelli. Esatto. Di Hochberg, Carache, La Poitiers, Luz Saint-Sever e Saint-Sadurny d'Anoia. Sono andati molto bene, abbiamo avuto tante esperienze, tante cose da fare insieme, sono volate, ce ne sarebbero voluti almeno il doppio. Ci sono gli obiettivi, vi siete messi a tavolino a dire ma allora ci vogliamo aiutare, voi fratelli che state un pochino meglio rispetto a noi, dateci qualcosa. Beh, tutti non stanno meglio di noi, qualcuno sta meglio e speriamo che possiamo prendere delle idee più che per poter svilupparci e mandare i nostri giovani affinché capiscano come funziona l'Europa. Esatto, infatti da quello che ho notato chiedendovi, facendovi le domande, che state puntando proprio su questo obiettivo, cioè puntate sui giovani, quindi che loro continuino ad avere questo legame per poter fare questa Europa unita, veramente unita. Esatto, infatti abbiamo coinvolto tutte le scuole di Bastia Umbra in ogni ordine e grado e i loro insegnanti affinché ci dessero una mano per poter far sì che Bastia Umbra si presenti come una città moderna, come una città evoluta, industriale, che possa stare al passo con i tempi, con l'amministrazione attuale guidata da Stefano Ancina. Allora, diciamolo, basta mamme di essere mamme chiocce, mandiamo questi ragazzi in Europa con le città gemellate per uno scambio culturale, per una crescita migliore. Mandiamo questi ragazzi, come dici tu, però accogliamo anche gli altri ragazzi, uno scambio internazionale europeo che permetta a tutti quanti di poter crescere e di poter far sì che l'Europa diventi meno diciamo provinciale, non solo provinciale ma anche troppo salda sui soldi, su queste cose, perché il sorriso, l'amore e i bambini non sono aperti a tutti, i ragazzi sono aperti a tutti, vivono insieme, vanno in discoteca, vanno a studiare, hanno il mondo davanti rispetto a noi. È vero. Noi abbiamo preso la terra in prestito dai nostri prati e la dobbiamo lasciare ai nostri figli. È vero, cerchiamo di lasciargliela nel meglio. Ecco, quindi assolutamente, infatti avete anche mandato in questi giorni dei fogli per chi volesse appunto ospitare le persone, i ragazzi che venivano dagli altri paesi. Bene, quindi apriamoci e apriamo le porte delle nostre case appunto per questi scambi culturali. Grazie per essere stato qui. Una precisazione: il 6-7-8 luglio 1989 con la banda musicale di Costano, me presente come vicepresidente, si apriva questo grande gemellaggio che è aperto alla vita, è aperto a tutto, e siamo stati in tante nazioni, compresa la Svezia, a Uppsala. E io vorrei che tutti i ragazzi di Bastia si avvicinassero alla banda musicale di Costano, perché la musica è vita, la musica dà coraggio, la musica è amore per tutti. Grazie della vostra intervista. Grazie, parole molto molto belle, è proprio vero, questa sposo anch'io questa sua dichiarazione, dette con il cuore, la musica poi è compagnia, aggregazione, e poi insomma per chi volesse visitare il sito del Comune Bastia Umbra ci sono tutte le iscrizioni per quanto riguarda appunto la scuola di musica e la scuola della banda di... Avremo un portale per quanto riguarda i gemellaggi dove tutti potranno entrare, potranno iscriversi, potranno dare il loro contributo e potranno ricevere i contributi da parte nostra per i loro figli, per mandarli in Europa, per mandarli nelle varie famiglie con molta più sicurezza rispetto ad altre cose. E questo sono contenta, ho un figlio anch'io e quindi grazie. Le do un bacio.
Grazie, buon proseguimento di serata, serata veramente bella, lo state guardando, lo state vedendo anche voi dalle nostre immagini, immagini le telecamere. Vorrei ringraziare Davide Ferracci che è in regia, il nostro amico Francesco che sta all'altra telecamera, Francesco Brufani invece il direttore di Terre Nostre che vorrei qui accanto a me. Allora, che altro aggiungere oltre che a ringraziare tutti per questa splendida serata? È stata una bella serata, il satellite ci hanno comunicato che sta per interrompere le comunicazioni e quindi noi fra 30 secondi dobbiamo interrompere. Colgo l'occasione per salutare tutti quanti i nostri telespettatori, soprattutto quelli che si sono messi in contatto con noi dalla Germania. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, au revoir! Come si dice in spagnolo? Adios? È messicano? No, adios, spagnolo. Allora, arrivederci a tutti quanti. Adesso Tozzetti col Vinsanto. Bene. ...2015. Terre Nostre dà inizio ad una serie di trasmissioni in diretta streaming. L'Archetipo, un programma mensile che incontra e racconta le persone e le loro idee, uomini e donne del mondo della cultura, dell'economia e della politica, dello sport, del sociale e dell'habitat nei territori di Assisi, Bastia, Bettone e Cannara. Web News, l'appuntamento settimanale con l'informazione, immagini e notizie in tempo reale del nostro territorio. In collegamento con la redazione e con il nostro direttore Francesco Brufani. Rimani collegato con noi. Seguici su www.terrenostre.info.